Sportivi, eccoci di nuovo su Rosso Blu TV. Oggi derby attesissimo al Walter Compagnoni. Il Lussara di Mister Gli Elmi ospita un Fabbrico lanciatissimo che occupa la terza posizione in classifica e ha la Cittadella nel mirino. Per il Lussara sono due vittorie nelle ultime 12 gare, ma segnali di risveglio nell'ultimo mese con due pareggi esterni colti contro squadre d'alta classifica come Cittadella e Formigine. Partita ad alto tasso emotivo anche per la straordinaria cornice di pubblico che assiepa le tribune del Walter Compagnoni. Siamo certi che le due squadre daranno tutto per far felici i propri sostenitori. Inutile dire che nonostante gli 11 punti che separano le due squadre in classifica, la partita si presenta aperta ad ogni risultato. E pertanto, sportivi appassionati, buon divertimento. Campo pesantissimo il Compagnoni. Pioggia abbondante sino a qualche minuto fa, ora solo più fine, ma si gioca e siamo partiti. Al secondo, prima incursione dei rossoblù, inizia Carlini per Bellini, poi Nunziata. Di nuovo Carlini che mette in area, palla per Scappi, girata al volo, alta sopra la traversa. Al quinto, gol del Fabbrico. Rinvio lungo del portiere, palla che schizza e inganna d'olio. Beccarini approfitta, si invola in area e batte Bonfante con un tiro secco e preciso. Esultanza da parte dei sostenitori del Fabbrico. Al momento del lancio del portiere sorge un piccolo dubbio sulla posizione di Beccaria. Al decimo, grande occasione per Luzzara con un'azione insistita che parte con Parmigiani, contratto il momento del tiro da Baldini, recupera Annunziata che appoggia su Masetti, poi in piena area su Zendeli, scarico su Annunziata che dal fondo mette dentro per Masetti che calcia a rete, Borghi da due passi rimpalla fuori. Azione fotocopia che ha portato il Fabbrico in vantaggio, con Bonfante però questa volta già fuori dai pali anticipa Beccaria. Ancora Luzzara in questa bella partita con un cross di Carlini per Borghi che fa sponda per Scappi che calcia di controbalzo, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Si susseguono le emozioni e il 26esimo Beccaria punta l'uomo, cade in area contrastato, si lamenta ma il direttore lascia proseguire. Al 35esimo ci prova Puccillo da distanza, bravo Bonfante a intercettare impresa. Luzzara sempre vivo e pericoloso, specie con Nunziata che dal lato di sinistra vede la sua conclusione deviata in angolo da Cogli. Fine del primo tempo, un primo tempo bello di grande intensità e combattuto con tante occasioni ed un gol propiziato dal campo pesantissimo di Beccaria con cui il Fabbrico è in vantaggio sui ragazzi di Mister Gli Elmi. Inizia la ripresa. All'undicesimo occasionissima per il Luzzara, punizione dal limite di Carlini, palo esterno e palla fuori. Al quindicesimo calcio d'angolo del Luzzara con Nunziata, girata di Scappi, Rofo fa il miracolo smanacciando la palla, poi Marastoni libera. Al diciottesimo è il Fabbrico che va vicino alla segnatura con Puccillo, che a tu per tu con Bonfante si fa respingere la palla ed evitando il raddoppio. Al ventesimo Beccaria si scontra con Curini, cade. Per il signor Lotici è simulazione ed ammonisce l'attaccante. Al 38esimo rete annullata di Zendeli per sospetto fuorigioco. Al 40esimo bella girata di Sarzi Amadè che sorvola di poco la traversa. Bonfante ben posizionato. Al 42esimo palla da Zendeli per Gianferrari, appoggio al limite dell'area per Borghi che calcia, prende il vento di Dominici, indovina l'angolino basso a destra che beffa Ruffo, rete e pareggio,
dopo diversi tentativi andati a vuoto. Da un lato l'esultanza del pubblico di Fede Rossoblù e dall'altro lo sconforto dei tifosi del Fabrico pensando di aver già incamerato i tre punti. E dopo 5 minuti di recupero, il signor Lotti ci manda tutti negli spogliatoi per una meritata doccia. Come commento, possiamo senza alcun dubbio rimarcare l'impegno delle due formazioni che con un terreno di gioco al limite della praticabilità non si sono risparmiate. Le due reti possiamo catalogarle come due infortuni causate da queste avverse condizioni. Alla fin fine possiamo essere d'accordo sul risultato. Per noi di Rossoblù TV, appuntamento fra 15 giorni, ospitando i modenesi del Castelnuovo. A tutti una buona serata. Bene, cari amici di Rossoblù TV, eccoci, siamo insieme al mister del Fabrico, mister Vullo, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Mister, partita gagliarda, due squadre che non si sono risparmiate, immagino che da parte vostra ci sia del rammarico per il gol rocambolesco beccato nel finale, ma diciamo che forse il pareggio tutto sommato è meritato, perché le dico io che le ho viste tutte, Luzzara ha fatto una delle migliori prestazioni stagionali in casa. Il Fabrico, lo sapevamo, terzo in classifica, lanciatissimo, e temevamo molto questa partita. È più soddisfatto o rammaricato di aver beccato un gol così nel finale, diciamo? Ovviamente un po' di rammarico per il gol nel finale c'è, anche perché per come si era messa la partita, subito in vantaggio dopo due minuti, ovvio, arrivata al 90esimo, un gol di questo tipo ti lascia un po' l'amaro in bocca, perché stavi pensando di fare tre punti fondamentali contro, in un derby contro una squadra molto forte che oggi ha giocato veramente col coltello fra i denti, non si è risparmiata e ha fatto veramente di tutto per portarsi a casa un risultato positivo. Tra l'altro Luzzara non prendeva gol da tre partite consecutive, quindi non era neanche facile. Ci siamo accorti anche noi che in qualche circostanza purtroppo abbiamo avuto la palla per fare il colpo del KO, e ci è mancata lì un po' di cinismo in più, probabilmente in un campo così avrebbe significato portarci a casa l'intera posta. Infatti sì, mi ha anticipato la mia prossima domanda, infatti il Fabrico ha avuto la possibilità di dare il colpo del KO, d'altronde questa è una delle caratteristiche vostre. Già all'andata avevamo visto di cosa eravate capaci, io all'andata c'ero e ho visto un gioco di squadra che è migliorato tantissimo rispetto all'andata. L'andata era finita 3-0, ma era stata una partita un po' particolare anche lì, diciamo caratterizzata da diversi errori nostri. Adesso siete veramente complimenti, perché su un terreno del genere il Fabrico dà sempre l'impressione di poter segnare. Io ti ringrazio per i complimenti, effettivamente nonostante il campo non lo permettesse probabilmente per lunghi tratti, il gioco è stato abbastanza piacevole, è stato abbastanza fluido. Rispetto alla partita d'andata, quello che è cambiato è che noi venivamo da una partita un 5-0 subito a 90 con tre espulsi, avevamo una squadra imbottita di ragazzini col coltello fra i denti che hanno fatto valere il fattore campo e la voglia di rivalsa. E quindi abbiamo un po' più buttato la palla e la partita anche lì all'andata si mise bene subito con due gol nei primi minuti. Oggi poteva essere quasi un replay di quella partita, però ci è mancato il colpo finale. Però sono rammaricato per i due punti sprecati, persi all'ultimo, però devo dire che ci sono sicuramente delle situazioni alle quali da analizzare che ci fanno guardare avanti in maniera positiva. Un'ultima battuta, mister, questo Fabrico dove vuole arrivare? Lanciatissimo la conquista, diciamo, del secondo posto, perché il Cittadella ce l'avete nel mirino, io l'ho scritto anche in sede di presentazione.
È un risultato fattibile, io credo di sì, da quello che si è visto in campo, perché poi il secondo, vabbè, il Campagnolo è già avanti, Campagnolo, però mi sembra che oggi abbia perso. Ha vinto. Rimonta, perdeva 3-1, ha vinto 4-3, quindi io ho l'occasione andando per fare i complimenti al Campagnolo, che si sta meritando il primato. Il Campagnolo è inarrivabile. Noi sicuramente ci giocheremo fino alla fine la possibilità di agganciare il secondo posto, perché è alla nostra portata, e poi abbiamo ancora la semifinale di Coppa, che è una situazione molto 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 importante. Ok, facciamo tanti auguri al mister, perché comunque insomma siamo squadra reggiana ed è sempre bello vedere che siamo all'avanguardia anche in questo senso. Bocca al lupo a Luzzi. Grazie mister. Ecco, risolti i problemi tecnici, eccoci di nuovo microfonati, quindi la voce arriverà sicuramente meglio. Bene, siamo con il direttore sportivo del Luzzara, Marco Manini. Che dire Marco, l'abbiamo scampata grossa e non meritavamo di perdere, perché comunque è stata una delle migliori prestazioni stagionali a livello di gioco, e quindi anche il mister del Fabrico ha reso merito a Luzzara, che ha detto c'è rammarico da parte nostra per aver subito un gol così nel finale, ma il risultato è giusto, sei d'accordo? Sì, credo che da parte loro ci possa e ci debba essere rammarico per il gol subito all'88esimo. Rocambolesco. Però insomma, obiettivamente il corso della partita ha dimostrato che il pareggio è il risultato giusto, insomma. Nonostante il campo pesante, penso che noi abbiamo giocato molto bene. Se non avessimo subito quel gol, comunque abbiamo subito un gol un attimino, diciamo così, da rivedere, io penso che la partita la si poteva incanalare anche su altri binari. Comunque va bene così, buon punto contro una squadra forte, e quindi ci accontentiamo. Hai detto bene, un campo pesantissimo, ma due squadre che non si sono risparmiate e hanno dato vita a un incontro bellissimo. Marco, il Luzzara adesso cosa fa? Viene da quattro pareggi, guardiamo dietro, siamo a metà, guardiamo avanti, la squadra sembra avviata, sembra una squadra trasformata e che ci crede e che gioca meglio e che, anzi, la cosa positiva che volevo chiederti è che sull'1-1 con 5 minuti da giocare ha cercato addirittura la vittoria. Sì, ci abbiamo provato, visto che avevamo appunto pareggiato, abbiamo provato a vincerla, però insomma obiettivamente adesso noi dobbiamo guardare domenica dopo domenica, vedere un attimino il risultato alla domenica sera, alla fine di ogni partita, e da lì insomma cominciare a valutare quello che è il nostro futuro. Chiaro che adesso le posizioni di vertice si sono allontanate, perché mi pare che le squadre davanti abbiano più o meno vinto tutte, per cui insomma direi di stare tranquilli il più possibile, dando un occhio comunque a dietro. Sì, anche c'è da dire, ad onore del vero, che il ciclo terribile, se non sbaglio, si è concluso oggi, la domenica, giochiamo in trasferta a Gannaceto, e qua sono partite comunque calde, perché contro squadra all'andata abbiamo perso 2-0, quindi non sarà sicuramente facile. No, niente, come dicevi tu, adesso inizia il ciclo contro squadre di bassa classifica, è chiaro che diventano partite importanti, tanto come quelle contro le squadre di vertice, perché perdendo queste partite ti vai poi veramente a infilare in un guado molto molto pericoloso, per cui attenzione e cerchiamo di fare il risultato. Un'ultima battuta, cosa ti è piaciuto di più oggi del Luzzarone? Guarda, ti dico, a parte la grinta, che in partite in derby come questo è chiaro che c'è, perché comunque la partita l'hanno preparata bene, i ragazzi la sentivano, però ti dico, la cosa che mi ha sorpreso di più è stata alcune trame di gioco, alcune belle giocate, come diciamo prima, in un campo di questo tipo sono sempre sempre difficili. I ragazzi ci hanno provato, qualcuno è venuto, qualcuno meno, ma direi che comunque ci sono state 3 o 4 azioni veramente veramente belle. Ultimissima battuta, cari amici, è incredibile, vedendo il Luzzara adesso giocare e vedendo la rosa che ha, pensare che nelle ultime 13 partite, se non sbaglio, ho vinto penso solo 2 volte, 2 o 3, vado a memoria, è davvero incredibile pensare a tutto questo. Potrei rispondere molto semplicemente dicendoti che questo è il calcio, oppure stare qui un'altra ora di intervista a cercare di spiegarti, secondo il mio punto di vista, quali potevano essere le motivazioni per cui appunto si è verificato quello che hai detto tu. Faremo uno speciale, una trasmissione su questo, se il nostro regista Fulvio è d'accordo. Faremo uno speciale prossimamente, dai. Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo impegno casalingo fra 15 giorni. Grazie Marco di essere intervenuto, come sempre gentilissimo. Grazie a voi e al nostro pubblico.